Tre punti d'oro del Chieti che a Riccione va subito sotto, poi pareggia e infine vince una partita complicata grazie alla solita caparbietà e determinazione, mostrando anche buone trame di gioco. Il successo consente ai neroverdi, anche oggi in completo bianco, di tenere il passo della capolista sanbenedettese che domenica arriverà all'Angelini per il big match di giornata. Chienese ha diverse assenze: Diambò, Benigni, Ardemagni, Barbetta, Romagno e D'Ancora. In avanti debutto per Paletta, classe 2004, dal primo minuto anche Marino in difesa. Pronti via e la squadra di Riolfo va in vantaggio con Ferrara al suo settimo centro stagionale. L'attaccante sfrutta un assist di un compagno e trafigge Serra. Chieti stordito, la squadra ci mette un po' per reagire. Lo fa al 22esimo, la Ziz si mette in proprio e lascia partire una conclusione che esce di poco. Fioccano intanto le ammonizioni, la gara rischia di innervosirsi, sul taccuino dell'arbitro di Renzo Di Bolzano finiscono fallo Marino e Salvatore per il Chieti e Djuric per il Riccione. Al 40esimo il pareggio neroverde, traversone di Marino su cui si inserisce Salvatore che insacca. È festa grande per i 100 sostenitori neroverdi arrivati nel piccolo campo di Riccione. Con le immagini di Alberto Capo passiamo alla ripresa. Quinto minuto, Riccione in avanti, conclusione pericolosa in piena area di Napolitano, ribattuta in calcio d'angolo. Sugli sviluppi, conclusione dal limite di Ferrara, Serra controlla. Iniziano i cambi, esce Fall per Mancini e poi Di Sabatino per Paletta. Il Chieti inizia a prendere campo e al 33esimo la ribalta. Sul corner spunta la testa di Postiglione che gonfia di nuovo la rete. E il gol vittoria, importantissimo. Il Chieti non vinceva in trasferta dal 24 settembre 1-0 a Riano contro il Roma City. È il modo migliore per prepararsi alla super sfida di domenica alla capolista sanbenedettese.